Allora, come vedete, è tutto perfettamente organizzato. Dopo la piantumazione arriva la pioggia per l'innaffiatura delle nuove piantine. E quindi alcuni dati informativi che sono importanti. Oltre all'intervento della Val Sabbia, il cantiere che abbiamo appena superato è l'opera più grande di questo intervento. A monte di questo intervento, verso la confluenza con la Cosalda, ci sono altre due domande per la realizzazione di altre due centrali idroelettriche. Una è stata per il momento bloccata dalla sovrintendenza ed era stata richiesta da Energy ed Energy, e a monte di quella, sopra l'opera di presa di quella, ne è già stata autorizzata un'altra alla società Cosalda, che dovrà determinare un intervento di condotta che dal comune di Cosaldo capterà le acque a monte della Cosalda e alla confluenza del Missa trasformerà in energia elettrica. Quindi abbiamo anche un problema drammatico, che è la sovrapposizione degli interventi successivi uno all'altro. Vogliamo anche ricordare in questa circostanza che oltre a questi interventi previsti c'è anche l'altra mega centrale Camolino Busche, rispetto alla quale ci siamo posti, rispetto alla quale sono partite moltissime istanze delle comunità territoriali. Abbiamo vinto anche un referendum nel comune di San Gregorio che si è opposto alla realizzazione della centrale, e quell'intervento prevede lo sfruttamento di tutta l'acqua del Missa che fuoriesce dalla diga di Santa Giuliana e sostanzialmente verrebbe intubato e trasferito 11 km a valle per produrre l'energia idroelettrica. Quindi in un contesto unitario, in una valle così straordinariamente bella, così straordinariamente naturale, vengono previsti interventi di artificializzazione di grandissimo impatto. Adesso io chiederei alla Lucia anche di raccontarci un po' quello che accade oltre questo territorio rispetto alle domande di concessione, che ha del drammatico rispetto a quello che si sta paventando per la nostra provincia. Allora, diciamo che il MIS è un po' un simbolo, quello che sta accadendo nella nostra provincia, perché ci sono in itere autorizzativo circa 70 impianti, sono state presentate più di 150 domande e se venissero realizzati sarebbero realizzati 70 impianti, e diciamo tutti questi impianti, se non fossimo nella regione Veneto, la maggior parte sarebbero bocciati, perché un gran numero di questi ricade in delle zone di siti Natura 2000, zone ZBS, che in altre regioni, dove in altre regioni non è consentito realizzare questi impianti. Molti di questi torrenti sono classificati come piccoli rii, cioè diciamo l'impianto viene fatto a una quota dove il bacino del torrente è piccolo, quindi hanno dei rilasci esigui. Ci sono torrenti in cui sono previsti dei rilasci di cosiddetto deflusso minimo vitale di 30 litri al secondo, di 20 litri al secondo, di 40 litri al secondo. Bene, nelle regioni limitrofe questi impianti non si possono neanche domandare, perché quando il bacino, diciamo, sopra la presa è meno di 10 km quadrati, là il torrente viene considerato troppo fragile per poterci fare un impianto. C'è il problema delle domande in continuità. Diciamo che la maggior parte delle nostre domande sono la seconda, la terza, addirittura la quarta derivazione sullo stesso torrente. Questo
là dove la regione ha voluto tutelare i suoi torrenti, anche come in Trentino, in Friuli, non è possibile. A monte, a valle della derivazione, viene obbligatoriamente lasciato libero un tratto in cui il torrente si possa riprendere. Quindi diciamo, se noi queste domande fossero presentate in un posto, in una regione più civile, più attenta, diciamo, al suo territorio, non sarebbero possibili. Molte domande sono negli ingressi dei siti UNESCO. Voi sapete che la nostra regione ha un numero di siti UNESCO molto grande, diciamo che il Veneto, là ci sono anche le cartine, ha appunto tanti siti UNESCO, sono assediati dalle richieste idroelettriche, alcune sono addirittura dentro, ecco, ma anche se sono al limitare nelle valli che diciamo portano al sito UNESCO, non sono un bel biglietto da visita. Noi abbiamo qua vicino, nella valle accanto, un impianto che è stato appena realizzato sul torrente Corpassa, che è un torrente bellissimo, diciamo che porta alla zona del Civetta. Noi Civetta ne abbiamo uno solo, insomma, ed è una montagna bellissima, riconosciuta a livello mondiale, e là c'è stato fatto un impianto idroelettrico che lascerà nel Corpassa 121 litri al secondo, cioè che ne prende 1000, quindi sto Corpassa diventerà